Benvenuti all'angolo del Scienza e Fede, il canale, logicamente, Michele Nardelli, Stringhi Teori tra Scienza e Fede. Parleremo di un argomento abbastanza complesso, la verità. Ma partiamo dal Vangelo, vediamo cosa dice il Vangelo. Vangelo secondo Giovanni, capitolo 18. Allora condussero Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l'alba ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Uscì dunque Pilato, governatore di quel periodo. Uscì dunque Pilato verso di loro e domandò: che accusa portate contro quest'uomo? Gli risposero: se non fosse un malfattore, non te l'avremmo consegnato. Allora Pilato disse loro: prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. Gli risposero i giudei: a noi non è consentito mettere a morte nessuno. Così si adempivano le parole che Gesù aveva detto indicando di quale morte doveva morire. Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: tu sei re dei giudei? Gesù rispose: dici questo da te? Oppure altri te l'hanno detto sul mio conto? Pilato rispose: sono io forse giudeo? La tua gente e i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? Rispose Gesù: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di qua giù. Allora Pilato gli disse: dunque tu sei re? Rispose Gesù: tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce. Gli dice Pilato: quest veritas, che cos'è la verità? E detto questo, uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: io non trovo in lui nessuna colpa. Vi è tra voi l'usanza che io vi liberi uno per la Pasqua. Volete dunque che io vi liberi i re dei giudei? Allora essi gridarono di nuovo: non costui, ma Barabba. Barabba era un brigante. Ora, riassumendo la parte centrale del Vangelo di Giovanni, questa parte del capitolo 18 è questa. Che praticamente Pilato fa chiamare Gesù e gli chiede se è re dei giudei. Gesù risponde: dici questo da te o altri ti hanno parlato di me? E Gesù dice: guarda, che ti hanno consegnato il tuo popolo, i sacerdoti del Tempio ti hanno consegnato a me. Cosa hai fatto? Allora dice Gesù: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di qua giù. Allora Pilato gli disse: dunque tu sei un re, se parli di un regno. Rispose Gesù: tu lo dici, io sono re. Ma la cosa importante è la parte finale, quando Gesù dice: per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Che significa ascoltare la voce di Gesù? Andiamo con ordine. Quindi Pilato, ma questo l'ho preso un po' da una parte, un po' da un'altra, che ne ho fatto qualcosa di, diciamo, di coerente. Qua ci sono i riferimenti dei vari siti che ho consultato. Quindi Pilato fa chiamare Gesù per cercare di capire meglio quali siano le ragioni per cui il Sinedrio, i capi dei giudei, era giunto a condannare quell'uomo alla pena capitale. Il centro della discussione è la regalità di Gesù. Se tu re dei giudei, Gesù cerca di far capire a Pilato quale sia la natura del suo essere re.
Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato a Giuda, ma il mio regno non è di qua giù. Cosa intende Gesù quando afferma il mio regno non è di questo mondo? A cosa si riferisce quando afferma i miei servitori? Già c'è una risposta, ma noi dobbiamo parlare anche di scienza, non solo di fede. Il regno annunciato da Gesù, in cui la sua figura regale va interpretata come il donarsi totale della parola, l'essere definitivamente amore del e nel Padre, non è di questo mondo. Ma Gesù è Messia, perché viene ad annunciarlo, Messia. Ad aprirlo qui e ora. Il regno del Padre si fa ogni qualvolta viene lasciata la possibilità di incarnarsi nell'umanità, di manifestarsi nel più piccolo, apparentemente insignificante, degli atti amorosi. Questa è diciamo, la parte teologica. Scientificamente possiamo dire così. Cosa intende Gesù quando afferma il mio regno non è di questo mondo? Che il regno dove dimora il creatore di ogni cosa, insieme al Cristo, anche nella sua esistenza preumana, è una dimensione che va al di là del vuoto quantistico, che va al di là dell'universo, che è stato creato come pensiero di Dio che è divenuto forma. Ecco perché l'essere definitivamente amore del e nel Padre, del Padre e nel Padre, co-creatore insieme al creatore di ogni cosa, quindi Gesù, quando era parola, verbo dell'intero multiverso, quindi il pensiero che diviene forma, la creazione che prende forma da pensieri, come appunto atti amorosi. Quindi quando si afferma scientificamente il mio regno non è di questo mondo, può benissimo essere interpretato come una dimensione che sta al di là del cronotopo quadridimensionale, le nostre dimensioni, il tempo, o addirittura al di là delle infinite dimensioni di un multiverso ciclico, eterno, che semplicemente esiste. Esiste, è sempre esistito e esisterà sempre, ma attraverso solo delle fasi che noi abbiamo definito Big Bang e che vanno incontro a quello che è poi il processo di espansione esponenziale ed accelerato. Tutto questo richiede un logos, un ragionamento, un qualcosa di un progetto, quindi c'è un progettista che vede tutto ciò. Ma non corriamo troppo. Poi quando afferma i miei servitori, c'è qualche altra entità che abita questo regno, questa dimensione spirituale. Non c'è solo Gesù, è il Padre, è il creatore di ogni cosa. Si può interpretare come l'esistenza di creature spirituali, cosiddetti angeli o creature spirituali che hanno scelto di essere contro, diciamo, non il modus operandi, non la potenza del creatore di ogni cosa, ma il modus operandi, cioè il modo di operare di Dio, e quindi sono diventati demoni o demoni, ma sono creature spirituali, essenza stessa di Dio, soggette, come tutto l'universo, al libero arbitrio. Anche una creatura spirituale può ribellarsi al creatore, ma il creatore non è il creatore. Creature, bisogna vedere se esistono le creature spirituali. Questo non è più compito della scienza. La scienza può solo dire che una creatura spirituale potrebbe essere un essere di pura energia. Ma anche noi lo siamo, potenti esseri spirituali, perché il nostro vero io è dentro, non è il nostro corpo. L'anima è una forma di energia.
l'energia sottile, ma energia è. Quindi come noi sopravviviamo, la nostra anima sopravvive ed evolve dopo aver lasciato questo involucro che è il nostro corpo, che è soggetto ad ogni sorta di problematiche nell'esistenza quotidiana, nel vivere quotidiano, l'anima evolve. Quello che c'è dentro, l'energia, il corpo astrale, così come lo volete chiamare, è una forma di energia sottile. Come per noi sarà anche per esseri spirituali più evoluti di noi. Ma tutto è soggetto a libero arbitrio, quindi chiunque sceglie o ha scelto anche di andare, di remare contro. Cosa significa incarnarsi nell'umanità? Di manifestarsi nel più apparentemente insignificante degli atti amorosi? Beh, ne abbiamo parlato, l'universo. Oltre all'universo io aggiungo anche le leggi fisiche e le equazioni. In che senso? Il famoso Fiat Lux. Maxwell ha scoperto l'unificazione, quella fu la prima teoria di campo unificato, di elettromagnetismo e luce. La luce non dell'elettromagnetica e viceversa. Un'onda elettromagnetica viaggia alla velocità della luce. Quindi la luce è un'onda elettromagnetica. È elettromagnetismo, una fusione di elettricità e magnetismo, e la luce che è un'onda elettromagnetica. Ci sono delle leggi ben definite, delle equazioni ben definite che spiegano tutto ciò e che portano al risultato che C, la velocità della luce, quindi di un'onda elettromagnetica uguale proprio alla velocità della luce, quindi l'onda elettromagnetica è luce. Ma allora le equazioni in sé, insomma, Maxwell le ha coperte, ma già esistevano in quello che viene chiamato a volte mondo delle idee, o Akash, o come lo si voglia chiamare, un qualcosa che già esiste, ma che la mente di una persona dotata del dono della sapienza, di una delle sette virtù, la forza attiva di Dio, cioè lo Spirito Santo, altra forma di energia. Maxwell era anche credente. Dicevo, chi ha questo dono riesce a pescare in questo mondo e a trovare e a scoprire. Le equazioni di Maxwell non le ha create lui. Le ha scoperte, le ha elaborate su un qualcosa già di stabilito, le leggi fisiche le ha stabilite il creatore di ogni cosa. Quindi anche le leggi fisiche sono atti d'amore, le stesse equazioni con cui si esprimono le leggi fisiche. Diceva Srinivas Ramanuja, ogni equazione per me non significa nulla se non esprime il pensiero di Dio. Ed è così. Ed è così. Cosa significa, e qui sta il centro di questa rivelazione, per Gesù essere re? La regalità del Messia è la testimonianza alla verità. Essere re del regno del Padre, che abbiamo detto essere in una dimensione che va al di là delle nostre dimensioni materiali, significa testimoniare a qualsiasi costo la verità. Ma quale verità? La risposta di Pilato è infatti lapidare. In latino disse quest veritas, perché badate, Gesù parlava in tutte le lingue, ognuno lo sentiva secondo la propria lingua. Anche questa è una cosa che può essere spiegata attraverso la meccanica quantistica. Un iniziato è un essere evoluto spiritualmente come il figlio di Dio, come l'unto del Signore, il Cristo, può tenere sotto controllo tutte le funzioni d'onda possibili e immaginabili. E lui fa, diciamo, può fare in modo che collassi la giusta funzione d'onda, quindi farsi capire in latino, farsi capire da un greco, farsi capire da un turco, da un giapponese, e via dicendo, nella sua lingua.
sotto il controllo tutto il dominio di coerenza del vuoto quantistico, quindi tutte le funzioni d'onda possibili, e fa collassare quella giusta quando lo desidera e se è destinato che sia così. Se non è destinato, la funzione d'onda non collassa. Se il miracolo non deve avvenire, il miracolo è il collasso di una funzione d'onda che fa sì che, per esempio, Lazzaro risuscita dopo 4 giorni. Ma Lazzaro dopo un po' morì. Quindi fu solo un qualcosa che era destinato, che in quel momento doveva accadere. E lui sapeva qual era il momento e la funzione d'onda che doveva collassare per far sì che questa cosa che non si può spiegare scientificamente se non con una probabilità remota, come quella di passare attraverso un muro, anche quella è una possibilità. Il bicchiere che cade a terra e si ricompone, anche quella è una possibilità. Possibilità non è certezza. Lui che ha sotto controllo tutte le funzioni d'onda possibili e immaginabili, è in grado di poter far collassare la giusta funzione d'onda, se però così è destinato. Padre, se puoi, allontana da me questo caso, ma sia fatta la tua, non la mia volontà. Non sappiamo la volontà del Padre. Neanche figlio sa tutto del Padre. Lui è creato, generato, non creato dalla stessa sostanza del Padre, ma non è il Padre. Io e il Padre siamo uno e una cosa sola, sì, è così. Ma nel senso che chi vede me vede il Padre negli atti, in quello che è. Gesù è l'incarnazione di Dio, è il verbo di Dio. Sì. Gesù invece intende la verità in modo completamente diverso. La verità è, per dirlo con il grande Paolo De Benedetti, nel mondo ebraico, un dire sì a qualcuno, non a qualcosa. Verità si dice Amen, e Amen si dice al Dio che si rivela nella vita. Al Padre che Gesù ha conosciuto nella sua esistenza, anche preumana, soggiungo, ed ha affidato al mondo sotto forma di scusate, c'è sempre una piccola interruzione, sotto forma di parola creatrice. Attenzione, lo ripeto. Gesù intende la verità in modo completamente diverso. La verità, per dirlo con il grande Paolo De Benedetti, nel mondo ebraico, un dire sì a qualcuno, non a qualcosa. Verità si dice Amen, e Amen si dice al Dio che si rivela nella vita, al Padre che Gesù ha conosciuto nella sua esistenza, anche quella preumana, soggiungo, ed ha affidato al mondo sotto forma di parola creatrice. A questo punto andiamo in quest'altro link, dove ho pescato queste bellissime affermazioni riguardo la parola creatrice. In una catechesi del 1997, Papa Giovanni Paolo II, attualmente San Giovanni Paolo II, disse: in principio era il Verbo. Con queste parole Giovanni ci fa risalire al di là dell'inizio del nostro tempo fino all'eternità divina. In principio significa l'inizio assoluto, inizio senza inizio, eternità appunto. Che cos'è l'eternità? Che significa inizio senza inizio? Assenza di tempo. L'eternità è l'assenza di tempo. Bruno Forte, quasi a commento in un recente articolo, afferma: per la rivelazione ebraico-cristiana, la parola è la radice della creazione e là esprime una funzione ontologica. Infatti, si può quasi affermare che entrambi i testamenti si aprono con la parola divina
che squarcia il silenzio del nulla. In principio Dio disse sia la luce, e la luce fu. Le quattro equazioni di Maxwell che agiscono. La legge fisica dell'elettromagnetismo messa in azione da la parola, da un atto d'amore. Nel Nuovo Testamento l'ideale apertura può essere considerata quella del prologo al Vangelo di Giovanni. In principio c'era la parola. In principio c'era la parola. Riflettiamo sulla parola, parola, scusate riflettiamo sul significato di parola. L'essere creato non nasce, perciò, da una lotta teogonica, come insegnava la mitologia babilonese, bensì da un evento sonoro efficace. Un evento sonoro efficace, sonoro. Una parola che vince il nulla e crea l'essere. Questo è il suo. A che suono possiamo paragonare la parola? Nelle religioni orientali, soprattutto nell'induismo, si parla di Aum. Noi diciamo Amen, ma Aum ha un suono. Om. Il suono del Big Bang. L'eco del Big Bang, che attualmente la Cosmic Microwave Background, la radiazione cosmica di fondo a microonde, ci dice l'eco del Big Bang. Aum. Una parola che vince il nulla e crea l'essere. Canta il salmista. Dalla parola del Signore furono creati i cieli. I cieli noi intendiamo oggi, con la scienza di oggi, possibile immaginare le dimensioni, le infinite dimensioni del multiverso. Dal soffio della sua bocca tutto il loro esercito, perché egli ha parlato e tutto fu fatto, ha ordinato e tutto esisté. Ordinare significa pensare e mettere in atto il pensiero che diviene forma. In questo caso prende forma nelle dimensioni, prende forma nel loro esercito, l'esercito dei cieli sarebbero ciò che è composto, ciò che compone le dimensioni. Tutto fu fatto, ha ordinato e tutto esistette. Il suo pensiero qua, in un certo senso ordine, deve essere fatto così, e il pensiero diviene forma, e tutto viene alla luce, esiste. La parola, dice Giovanni, viene a abitare in mezzo a noi. La parola che è presso Dio si fa carne in Gesù Cristo. Il verbo diviene carne, divenendo così la visibilità dell'opera creatrice di Dio che agisce perennemente nel tempo e nella storia. Ma la parola, il significato di parola, verbo, non vi fa venire in mente niente. Cos'è un discorso? Un insieme di parole. Giusto? Ma io posso pure scrivere una nota, un qualcosa che mi ricorda di fare determinati calcoli, determinati eventi, un progetto, delle informazioni. La parola può essere pure un insieme di informazioni. Il verbo può essere un insieme di informazioni. Perché no? E cosa sono le informazioni? L'essenza di ogni ciclo dell'universo. Le informazioni non vanno perdute. Se l'universo alla fine del suo ciclo diviene un buco nero gigantesco, le sue informazioni, le informazioni che contiene, non vanno perdute, ma vanno rielaborate e nel ciclo successivo vengono espulse dal buco bianco che sta al di là del buco nero. Il buco nero evapora,
in un tempo indefinito, indefinibile, impronunciabile, data la lunghezza. Ma noi sappiamo che il tempo non esiste, esiste l'eternità, che è l'assenza di tempo. Comunque, una volta che evapora il buco nero, il finale a cui si riduce tutto l'universo, dall'altra parte il buco bianco espelle tutto e quindi le informazioni che durante il tempo il buco nero ha impiegato a evaporare sono state rielaborate da qualche mente, da una coscienza, la coscienza cosmica. Che è creatore di ogni cosa. Certamente l'idea di una creazione esiste anche altrove, ma solo qui risulta assolutamente chiaro che non un Dio qualsiasi, ma l'unico vero Dio, egli stesso è l'autore dell'intera realtà. La creazione proviene dalla potenza della sua parola creatrice, ecco qua. La parola è anche il pensiero. I pensieri sono delle informazioni. Informazioni che prendono forma, energie che diviene materia. L'universo è tutto ciò che vediamo, il multiverso è tutto ciò che vediamo. Ciò significa che questa sua creatura è carne. La creatura siamo tutti noi. Noi siamo creature, non siamo creature. Chi identifica l'uomo nel creatore? Chi dice che noi potenzialmente siamo anche noi, che Dio è dentro di noi, è vero, Dio è dentro di noi, noi siamo potenti esseri spirituali, ma siamo creature, non siamo il creatore, non ci possiamo identificare col creatore di ogni cosa, non siamo onnipotenti, lo saremo un giorno, quando lo vedremo così come è, quando evolveremo, fin quando, fino a quel giorno, noi saremo sempre esseri finiti, limitati e non possiamo essere in grado di capire l'infinito e l'eternità, due attributi di coscienza cosmica. Lo capiremo al momento giusto. Questa sua creatura, quindi noi, gli siamo cari perché appunto da lui stesso è stata voluta, da lui fatta. Ma tutto gli è caro. Ma è soggetto sempre al libero arbitrio, lui non è un dittatore. Coscienza cosmica, Dio, Allah, Yahweh, Brahma, Manitou, così come lo volete chiamare, non è un dittatore. Quindi libero arbitrio. La realtà che esiste, cioè il male, scaturisce dalla potenza creatrice della parola di Dio, il quale non solo crea, ma ama ciò che crea. Attenzione che qua c'è una piccola, secondo, al mio modo di pensare, correzione. Il male purtroppo esiste, innanzitutto perché esiste il libero arbitrio, e poi deve bilanciare. Come Star Wars, non so se voi avete mai visto, io ce l'ho tutta la saga. In Star Wars si parla di forza e di lato oscuro. La forza è il bene, il lato oscuro è la via che conduce, insomma, alla perdizione, al male. Ma poi esiste l'equilibrio della forza. L'equilibrio della forza è saper tenere sotto controllo, tenere a bada il lato oscuro. Lo vogliamo chiamare male, lo vogliamo chiamare Satana, come lo volete chiamare voi. È il lato oscuro della forza. L'equilibrio della forza è quello che raggiungono i grandi iniziati, i santi, i guru, i giusti. Le persone che sono andate oltre, anche la religione, oltre la religione e la palestra. Poi bisogna andare oltre, capire che tutto è uno. E noi siamo in entanglement con la scienza cosmica. E noi ritorneremo là da dove siamo venuti. Una particella staccata da un'altra particella con cui è stata tanto tempo, anche se la stacchiamo e la mettiamo a distanza di 300.000 km l'una dall'altra, due particelle che sono state unite, le dividiamo, una la mettiamo a 300.000 km di distanza dall'altra. Se agiamo sull'una, agiremo indirettamente anche sull'altra.
quello che sente la particella A, sente anche la particella B che sta a 300.000 km di distanza. Perché? Si lamentano. Allora tutto è uno. Se tutto è uno, anche noi siamo in Dio, Dio è in noi. Ma questo non significa che noi siamo il creatore, significa solo che come creatore siamo parte del disegno cosmico. Dice Basilio, in principio Dio creò il cielo e la terra. La mia parola si arrende sopraffatta dallo stupore di questo pensiero. Infatti, anche se alcuni tratti in inganno dall'ateismo che portavano dentro di sé, immaginarono un universo privo di guida e di ordine, come in balia del caso, questo è qualcosa di purtroppo molto comune nella nostra società. L'universo è privo di guida ed è in balia del caso. Quanti anche uomini di scienza dicono questo? Io sono teista, io credo in un creatore di ogni cosa, in una coscienza propria. Ma quanti non credono? E dicono che non è necessario. E dicono che l'universo si è creato per caso. Visto che c'è un'eternità, visto che non esiste il tempo. In un tempo infinito si creano le condizioni giuste affinché una particella virtuale diviene reale e ha quella potenza, quell'energia, quella densità tale da sfociare in un universo. Per caso. Per caso c'è un programma come quello che pian piano stiamo cercando di capire, mai capiremo tutto perché siamo esseri finiti. Per caso si crea dall'inerte nasce il pensante, tutto per caso. Non è possibile. Quando io chiedo il passaggio dall'inerte al pensante, come avviene, non mi si risponde. Perché non lo sanno. Tutto è dotato di pensiero. Questa è la realtà. Tutto è dotato di pensiero, anche una particella fa parte del tutto. Tutto è dotato di pensiero. Il pensiero. L'amore che ha permesso che l'universo si costituisse così come il multiverso, si costituisse così come noi lo studiamo, lo vediamo, cerchiamo di comprendere. Lo scrittore sacro invece ci ha subito rischiarato la mente col nome di Dio all'inizio del racconto, dicendo: in principio Dio creò. E quale bellezza in questo. Non le vedono le fotografie di Webb sul telescopio spaziale. Quello non sono bellezze, non è ordine. Ordine nel disordine. L'aumento dell'entropia naturale per il trascorrere del tempo dall'inizio di questo ciclo d'universo sono passati. Non si sono ancora messi d'accordo se sono passati 13 miliardi e 800 milioni di anni o di più ancora, ma quale sia il tempo che sia passato, l'entropia, cioè la misura del disordine, aumenta. Ma nel disordine c'è anche l'ordine. Vedete una galassia? Basta che andate su internet, mettete galassie, ci sono le varie fotografie delle varie galassie, vedete l'ordine della galassia. Una spirale perfetta, un'ellisse perfetta, le galassie ellittiche. Con dei bracci a spirale aurei. La misura di quelle spirali, no? Sono spirali auree che rispecchiano il rapporto aureo φ, radical 5 più 1 fratto 2. C'è una mente dietro tutto ciò, non è possibile. Dice, ma è la rotazione che provoca poi la forma della galassia. Ma la rotazione, la gravità, le forze, le interazioni fisiche fondamentali, le leggi fisiche fondamentali che permettono l'esistenza di questo multiverso, le ha create qualcuno. Non sono nate per caso, le leggi fisiche non sono nate per caso. La forza nucleare forte, la forza nucleare debole, l'elettromagnetismo e la gravità, che secondo me è la più fondamentale delle forze, sono un pensiero che è divenuto fuori, un altro atto d'amore. Ed è tutto calibrato, eh? Spostate di un decimale un valore di un qualche costante fondamentale della natura, non vi trovate più questo universo. Simulando al computer, hanno notato che spostando di qualche decimale la carica dell'elettrone, per esempio,
Non si forma più un universo simile a quello nostro. Quindi è tutto ben calibrato. E chi è che l'ha calibrato? Noi? Se dunque il mondo ha un principio ed è stato creato, esso cerca chi gli ha dato inizio e chi ne è il creatore. L'azione creatrice di Dio ha posto in noi, nell'atto della creazione, il desiderio di Dio e la capacità di cercarlo desiderandolo, per chi crede, per chi ha fede. Il mio cuore è inquieto finché non riposa in te, la famosa frase di Sant'Agostino. La parola creatrice di Dio è dunque in coloro che l'accolgono, una parola sostanziata di desiderio. Essa genera perennemente in noi lo stesso desiderio di Dio. Per desiderare Dio è tutto ciò che è il nostro desiderio. Sempre Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, parlando dell'opera creatrice di Dio, usa due espressioni. Parla di sapienza creatrice e di parola creatrice, abitate dalla potenza creatrice di Dio. Sapienza e parola. E potenza. Sapienza, parola e potenza. Che vi fa pensare? A un creatore di ogni cosa? Dinamico. L'universo cosa sta facendo? Si sta espandendo. E si sta anche accelerando. Quindi è un'energia dinamica, l'inflazione. Quella fase che è durata una frazione infinitesima di secondo, da 10 alla meno 35 secondi, da 10 alla meno 33 secondi, in quel tempuscolo l'universo si è espanso in maniera esponenziale e, diciamo, è cresciuto e si è espanso in una maniera esponenziale di un fattore 30. Questo non è dinamico. Chi sta dietro questo dinamismo dell'universo? Il caso. Non è il caso. Non è possibile. Io almeno non lo ritengo possibile. Pensiero personale. Una crescita esponenziale di un universo in un tempuscolo che va da 10 almeno 35 secondi, dopo il Big Bang, da 10 almeno 33 secondi, un'espansione di un fattore 30 è qualcosa di dinamico, di programmato, non qualcosa di casuale. Non è possibile. Io almeno non qua. Ogni parola pronunciata da Dio è sostanziata dalla sua potenza, lo Spirito Santo. Parola e sapienza. Parola e spirito non possono essere separati in Dio, sono la Trinità beata in azione. Questo dice San Giovanni Paolo II. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo in azione. E poi è la stessa cosa. Uno e tre. In principio il Verbo era presso Dio, il Verbo era Dio. Scientificamente, in principio era l'informazione, l'informazione era presso Dio, l'informazione era Dio. Ma sì! Perché chi è che può elaborare le informazioni? Una mente. La mente di chi? La mente di Dio. La mente della coscienza cosa? Solo una mente può elaborare. O l'universo si elabora da solo. Eppure un universo che si elabora da solo presuppone un'intelligenza. Anche il panteismo vede un Dio immanente e trascendente, vede comunque. Crede comunque in un'intelligenza che modella. Infatti, un artista che modella con le proprie mani l'opera che sta creando, alla fine conosce molto bene l'opera uscita dal suo genio di artista. Così è per Dio. Crea, plasma, modella. Conosce fino in fondo l'opera delle sue mani, poiché la conosce fino in fondo, l'ama fino in fondo, fino a dare il suo figlio, il Verbo della vita. Qui Gesù è paragonato al Verbo della vita, la parola della vita, la parola. Chi conosce la verità, conosce
Conosce la mia parola. Qual è la parola di Gesù? Cosa è venuto a portare? Qual è il messaggio? Vangelo. E su che si basa? Ama il prossimo tuo come te stesso. Perdonare tutti. Dare la vita per un proprio amico. Portare la buona notizia in tutto il mondo. Da questo capiranno che siete miei figli, che vi amate l'un l'altro come io vi ho amato. Quindi un messaggio permeato di amore. Amore, fiducia, volontà. Come dico sempre, e vi dico sempre, bisogna avere fiducia, bisogna volere, bisogna amare. Invece l'uomo fa tutto l'inverso, odia, invidia, fa la guerra, rovina la natura. Il dominio dell'uomo sull'uomo non ha mai portato a nulla di buono. E Giovanni continua ad aspettare che prima di cambiare i regni cambino gli uomini, ma gli uomini cambiano. Questo è il problema, fratello, questo è il problema. Beh, io quello che devo dire l'ho detto, spero di essere stato abbastanza chiaro. Non me ne volete, se mi sono prolungato un po'. Ogni tanto dobbiamo fare anche questo, perché il canale nasce con Michele, adesso in diretta scienza e fede, quindi c'è anche questa parte qua. Quindi non mi interessa, anche se credo che comunque incuriosisce, tante cose incuriosiscono. Noi dovremmo essere più curiosi, dovremmo voler comprendere di più. Nel momento in cui siamo più curiosi e vogliamo sapere, la sete della conoscenza, quella che ha l'uomo di scienza, per esempio io sono sempre stato così, sempre. Tenevo 11 anni quando ho iniziato a fare matematica, 11, non ne tengo 55, costretto a casa da una patologia invalidante. Tengo la mente impegnata con la scienza. Ecco, la mia mente impegnata nella scienza, ma è sempre rivolta al creatore di ogni cosa. Più bontà, più amore, più perdono, più volontà di essere migliori. In fondo siamo potenti esseri spirituali, dobbiamo solo comprendere, ma se ci facciamo la guerra, se inquiniamo, se rubiamo, se uccidiamo, per il giornale è impressionante quello che si sente nelle notizie. L'ora delle tenebre, l'ora del lato. L'uomo preferisce prendere la larga via che conduce al peccato e alla perdizione piuttosto che capire che ha bisogno anche di cibo spirituale, non soltanto di mangiare, di bere e di gozzovigliare. Il potere logora, il potere consuma. Il potere lo lasciamo qui. Tutto quello che accumuliamo lo lasciamo qui. Accumulate tesori in cielo, cioè in quella dimensione dove non esiste tempo e dove non esiste misura, ma dove esiste l'eternità e l'infinito. Là, quello sarà misurato, non i soldi che hai accumulato sulla terra. Quello non servirà a nulla, non ti puoi comprare il regno di Dio. Non puoi servire due padroni, Dio e il denaro, Dio e il potere. E oggi invece sempre di più si fa così. Il solo questo mi dispiace. Allora, io almeno dico quello che penso, lo dico tramite Zoom, tramite internet, su YouTube, postando video. Ma lo dico. Da peccatore quale sono, cosa sono stato, pentito.
convertito. Anch'io. Mi sono stato sempre così come mi avete conosciuto. Anch'io ho attraversato i miei lati oscuri. Ma ho capito dove stava Filippo. Ci sono voluti anni e anni e anni. L'attrazione verso il creatore di ogni cosa non è istantanea. Varia da persona a persona, da anima a anima. Lui vuole salvare tutti. Lui non vorrebbe che nessuno sia lontano, soffrisse la lontananza da lui. L'inferno è la lontananza da lui. Adesso bisognerebbe capire se è una rinascita per chi crede nella reincarnazione, perché io rispetto tutte le religioni. Anzi, vi confido che credo che la reincarnazione sia una grande, un qualcosa di forse di una condizione necessaria e sufficiente, come diremmo in matematica. Ma questa è un'altra storia. Adesso vi lascio una buona proseguimento di giornata. Al prossimo video tra scienza e fede, alla ricerca della verità. A cercare di comprendere sempre di più, perché non di solo parlo di venuto, ma di ogni parola che viene dalla bocca di Dio. Che la luce del Signore illumini i nostri cuori. Grazie. Grazie. Grazie.